O potrebbe essere magari un'operazione alla inglese, quindi ti vai a prendere un calciatore che comunque in Serie A ci può stare, che lo giri in prestito più volte, magari se riesce a fare quell'annata importante, riesce a farci sopra una plusvalenza. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion, e oggi siamo qui riuniti per parlare di calciomercato, ragazzi, perché nella giornata di ieri sono uscite nuove notizie riguardo il mercato del Napoli e quindi siamo qui per parlarne. Prima però vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati sui miei contenuti. Ragazzi, iscrivetevi perché tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, quindi mi raccomando. Basta cliccare un tasto, è totalmente gratuito. Allora, due premesse fondamentali, ragazzi. La prima riguarda Spalletti. Come sapete, ieri c'è stato questo caso Spalletti, c'è stato il comunicato di De Laurentiis, ci sono stati gli attacchi dei giornalisti, tra virgolette, giornalisti. Io però ho preso una decisione, ho deciso di non parlarne. Innanzitutto, ragazzi, perché andiamo a toccare un argomento che è quello giuridico di cui io sono totalmente ignorante, quindi preferisco starmene zitto. Seconda cosa, non mi appassionano questi argomenti, quindi evito di parlarne onestamente. Dico soltanto, ragazzi, che io sono d'accordo con voi perché ieri ho messo un post sulla community dove avevo chiesto un vostro parere sul comunicato di De Laurentiis. Io sposo perfettamente quello che avete detto voi e aggiungo un'altra cosa. De Laurentiis sta nel giusto perché lui sta facendo rispettare una penale che era stata concordata con Spalletti. Quindi anche lo stesso Spalletti in questa situazione ci ha torto, perché se prima dice che vuole riposarsi e poi dopo si scopre che aveva contatti con la nazionale già da 2 mesi, e allora mi viene da dire che Spalletti aveva già un accordo per andare in nazionale, che quindi De Laurentiis si era un po', diciamo, come posso dire, si era un po' tutelato inserendo questa penale. Chiusa questa parentesi abbastanza rompipalle, scusatemi questo termine. Altra cosa, alcuni di voi sotto i commenti mi cominciano a chiedere, diciamo, dei cambiamenti estetici, soprattutto riguardo lo sfondo dei miei video. Condivido la vostra voglia di un cambiamento qui sullo sfondo. Anch'io vorrei cambiare delle cose. Il problema però è uno: questa non è la mia stanza, o meglio, la condivido con mio fratello, cioè ci viviamo entrambi in questa stanza, quindi non posso andarla a stravolgere. Se fosse stata la mia stanza, allora avrei già fatto dei cambiamenti, però purtroppo non posso farli. Però sto lavorando per fare qualcosa. Più che altro sto aspettando che aumenti il budget, ecco, mettiamola così, perché qualcosina la voglio fare, però per il momento dobbiamo restare così. Poi magari in futuro, se dovesse diventare una cosa seria, io ho già in mente un bello studio che lo vorrei fare, però questa, ragazzi, è un'idea molto molto lontana per il momento, purtroppo, quindi ci dobbiamo un po' arrangiare, questo è un po' il punto. Poi altra cosa, mi avete chiesto la webcam di non specchiarla. Io, ragazzi, vi dico la verità, normale a me non è che piaccia tantissimo, perché sarebbe così la situazione. Facciamo una prova con questo video, ditemi la vostra, però onestamente a me questa disposizione della webcam non mi piace tantissimo. Per quanto riguarda invece lo stemma qua in alto a sinistra dello scudetto, quello, ragazzi, rimane, però lo voglio un pochino modificare. Però quello rimane perché, ragazzi, dobbiamo ricordarlo a tutta Italia che noi siamo i campioni. Questo stemma rimarrà fino a quando il Napoli non perderà lo scudetto matematicamente. Fino ad allora rimarrà lì perché lo dobbiamo ricordare a tutta Italia che siamo campioni. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito e parliamo un po' del calciomercato. Abbiamo qualche notizia interessante. Allora, Obaretin, che è un po' il difensore centrale che durante questo ritiro ha incuriosito tanta gente. Tanti dicevano: questo ragazzo ha del potenziale, sembra essere molto importante. Sembrava essere anche un calciatore che Garcia voleva tenere, e invece non sarà così perché Sky ci fa sapere che Obaretin andrà in prestito al Trento in Serie C. Ce lo dice Gianluca Di Marzio, che praticamente dà per fatto il passaggio in prestito di Obaretin al Trento, ovviamente prestito secco, quindi non c'è nessun diritto, non c'è nessun pericolo di perderlo. E diciamo, ragazzi, che probabilmente è la scelta migliore perché così si va a fare un po' le ossa. Non ha esperienza minima, manco in Serie C, in Serie B, quindi
questo prestito, diciamo che forse è la scelta migliore, perché così andiamo un po' a capire se può essere magari un calciatore che può ambire a livelli più alti della Serie C. Quindi a oggi, ragazzi, a livello di centrali ne abbiamo contati 4: Nathan, Juan Jesus, Ostigard e Rachmani. Arriverà un quinto? Magari durante questa sessione di mercato, magari io ho letto qualche giorno fa che il Napoli stava pensando di prendere un difensore svincolato, giusto per avere la sicurezza di un reparto, diciamo, lungo e dove non ci sono pericoli, diciamo, di avere dei buchi. Chissà. Dal punto di vista delle liste, come abbiamo visto ieri, siamo a posto, cioè nel senso si possono fare altri interventi senza nessun problema. Detto questo, ragazzi, abbiamo parlato di Obaretti, andiamo a parlare di Mario Rui. Gazzetta ci fa sapere aggiornamenti sull'ingaggio e sulle commissioni di Giuffredi. Praticamente, ragazzi, la Gazzetta ci fa sapere che il rinnovo di Mario Rui è un rinnovo al ribasso, e questa cosa, diciamo, che era abbastanza logica, che la potevamo aspettarci una roba del genere, perché comunque parliamo di un calciatore che va per i 33 anni, quindi comincia, diciamo, la sua parabola finale, ecco, della sua carriera. Prima Mario Rui guadagnava 2,5 milioni, con questo nuovo ingaggio andrà a percepire 2 milioni comprensivi di bonus, quindi la parte fissa, che ne so, sarà di 1,5 più bonus ad arrivare a 2. E questa è una cosa già comunque che fa onore a Mario Rui, perché tu comunque vinci un campionato dove comunque hai fatto bene, ragazzi. Mario Rui quest'anno ha fatto molto bene dal punto di vista soprattutto degli assist, e quindi tu magari puoi anche pretendere di un ingaggio più alto. E invece Mario Rui ha deciso di rinnovare abbassandosi l'ingaggio. Poi può essere anche che è stata una richiesta della società, una forzatura tra virgolette di De Laurentiis per abbassarsi l'ingaggio, questo non lo sappiamo. Però se fosse così, Mario Rui poteva tranquillamente dire: va bene, me ne vado altrove a prendere un ingaggio più alto. Poteva tranquillamente fare questo pensiero, invece ha deciso di restare abbassandosi l'ingaggio. E poi una cosa che veramente fa onore a Giuffredi, perché qui chiedo pubblicamente scusa a Mario Giuffredi, perché lui non percepirà nessuna commissione. Sotto un certo aspetto conviene anche al Napoli, perché tu per i prossimi 3 anni hai comunque un giocatore che ormai è un veterano, che è un giocatore che ha esperienze, che quindi può aiutare i nuovi arrivati. La gente non si va a prendere nessuna commissione. Dal suo punto di vista è un rinnovo a perdere, cioè lui ci è andato a perdere in questa situazione, perché non si intascherà nulla. Quindi sotto questo aspetto mi rimangio le parole di Giuffredi che dissi qualche giorno fa, perché ha dimostrato comunque di mettere davanti il volere della società e del calciatore. Ora, per quanto riguarda Giuffredi, è rimasto da risolvere soltanto il rinnovo di Politano, perché Di Lorenzo ha rinnovato, ma lui ha rinnovato, manca Politano, che ha un contratto in scadenza nel 2025, e stanno parlando appunto adesso di questo rinnovo. Prossimo argomento, gli esuberi. Allora, come sapete, ragazzi, a centrocampo sta arrivando Gabri Veiga. È su tipo 5 giorni che si dice che sta arrivando, però intanto la partita col Frosinone si fa sempre più vicina, ma Gabri Veiga non viene. Zielinski dovrebbe andare in Arabia, è da una settimana che si dice, ma tutto fermo. E niente, ragazzi, io finisco di registrare i video e arrivano sempre notizie che mi vanno a distruggere in parte il video che ho registrato. Gianluca Di Marzio ha detto che Zielinski ha rifiutato l'offerta araba, o meglio, sarebbe stata la famiglia e più precisamente la moglie a convincere Zielinski di non andare in Arabia. Zielinski voleva andare in Arabia, la famiglia invece no. Quindi questo potrebbe potenzialmente portare a una permanenza di Zielinski controvoglia. Si sta parlando del rinnovo al ribasso. Lui all'Arabia avrebbe preso 5 volte più di quello che guadagnerebbe qui a Napoli, quindi non vorrei che questa decisione della famiglia possa portare a un rendimento negativo di Zielinski sul campo, perché lui se ne voleva andare, ragazzi. Vediamo, però questa permanenza di Zielinski un pochino mi fa pensare a qualcosa di negativo. Comunque, per Gabri Veiga dovrebbe essere tutto a posto, ragazzi, perché dicono che sia una trattativa slegata da Zielinski. Quindi Zielinski resta e vediamo se controvoglia oppure no. In più dovrebbe arrivare anche Gabri Veiga. Si parla di Kobbe Mainers, che abbiamo detto più volte,
E ci fanno sapere comunque, questo è un articolo del Corriere del Mezzogiorno che ci fa sapere comunque che in rosa ci sono degli esuberi da piazzare. Ovviamente parliamo di Demme, che sappiamo benissimo che è un calciatore che non c'entra nulla, tra virgolette, con il Napoli attuale. Gaetano, che dovrebbe, ripeto, dovrebbe andare in prestito all'Empoli. E secondo me sarebbe la scelta migliore, ragazzi. Dobbiamo capire se può stare in Serie A. Lui purtroppo non ha mai avuto la possibilità di farsi un anno continuo in Serie A, quindi questo prestito sicuramente ci aiuterà a capire se Gaetano può essere un giocatore da Napoli. Poi ci fanno sapere che Zanoli e Zerbin vorrebbero andare via in prestito per giocare, mentre Garcia avrebbe deciso per una loro permanenza. E questa cosa è interessante, ragazzi, perché Zanoli ha da tempo l'accordo con il Genoa e lì andrebbe sicuramente a giocare, e anche Zerbin spinge per andare altrove, e questa cosa quindi ci fa capire che comunque Zerbin ce le ha delle offerte. Torniamo all'argomento di ieri, le liste. In questo momento il Napoli ha 6 calciatori cresciuti nel vivaio e sia Gaetano sia Zanoli che Zerbin rientrano nei giocatori cresciuti nel vivaio, quindi tu a oggi ne puoi dare via massimo 2. In questo caso ne abbiamo 3, quindi uno dei 3 deve forzatamente restare. E io vi dico la verità: tra i 3, se io devo fare una scelta, mi tengo Zerbin. Anche perché, ragazzi, Zerbin comunque adesso c'ha una certa età, 24. Ormai c'ha 24 anni, è il più vecchio, tra virgolette, tra i 3. Gaetano, quanti anni ha? 23, quindi Zerbin anagraficamente parlando, diciamo che ormai il suo livello più o meno è questo qui. Quindi se devo fare una scelta tra i 3 mi tengo Zerbin, perché Zanoli è quello più giovane e quello che ha più margine. Gaetano, secondo me, la qualità e il potenziale ce l'ha, ma deve giocare. Zerbin, secondo me, non può fare meglio di quello che è adesso, onestamente. Quindi mi terrei lui, anche per una questione di rosa, perché tu a oggi il Vice Kvara, cioè esterni d'attacco col piede destro, non ne hai tantissimi. Quindi Zerbin, secondo me, è quello che è condannato, tra virgolette, a restare, sia per una questione di liste che per una questione di necessità di far giocare altre persone, ecco. Per quanto riguarda l'attacco, ragazzi, ci fanno sapere che il Napoli è forte su Johan Bakayoko. Ora, il cognome potrebbe evocare brutti ricordi, me ne rendo conto, però parliamo, ragazzi, di un esterno d'attacco che gioca attualmente nel PSV Eindhoven. È un belga, classe 2003, e lui sarebbe il giocatore che nelle idee del Napoli andrebbe a sostituire Lozano. Il problema, appunto, è dar via Lozano, perché a oggi offerte sul messicano se ne contano 0 0. Ci fanno però sapere, ragazzi, che su questo Bakayoko ci sono anche club di Premier League, quindi il Napoli deve un po' muoversi. Il problema è Lozano, perché non ci sono offerte al momento, quindi dobbiamo, purtroppo qua siamo vincolati alla partenza di Lozano, che a oggi non sembra così scontata. Quindi vediamo se in questi ultimi 15 giorni di mercato si riuscirà a risolvere la grana Lozano. Poi, vabbè, ragazzi, questo bagaglio qui onestamente non lo conosco. Se Napoli lo vuole prendere, vuol dire che allora ci vedono un potenziale importante. Chiudiamo, ragazzi, il video parlando di Khedira. Sì, Khedira, il centravanti del Bari, che molto probabilmente andrà al Frosinone, quindi c'è il rischio che ce lo ritroveremo contro tra 5 giorni. Però la cosa interessante qual è? È che Khedira sì, andrà al Frosinone, ma verrà girato in prestito dal Napoli, cioè il Napoli sta per prendere Khedira. Secondo la Gazzetta, il Napoli verserebbe 7 milioni nelle casse del Bari, quindi economicamente parlando, e anche dal punto di vista della formula, sembra un caprile bis. Lo giri comunque in prestito al Frosinone, dove penso, ragazzi, che lì sarà il titolarissimo. Io al momento non so la situazione del Frosinone, ma Khedira, secondo me, va lì per giocare. Quindi è comunque un'operazione intelligente del Napoli, perché così come per Caprile tu vai a dare in prestito un calciatore che magari nel futuro potrebbe essere una risorsa importante per il Napoli. Ora, Khedira, ragazzi, ha 25 anni, quindi finora non ha mai avuto esperienza ad alti livelli. La sua carriera parla principalmente di Serie B e di Serie C. Potrebbe essere potenzialmente un colpo alla Di Lorenzo, quindi un giocatore che arriva in Serie A a un'età avanzata,
che però può diventare, può rivelarsi un colpaccio incredibile, quindi magari in futuro potrebbe magari diventare anche un probabile centravanti del Napoli, una riserva del centravanti del Napoli, o potrebbe essere magari un'operazione alla inglese, quindi ti vai a prendere un calciatore che comunque in Serie A ci può stare, che lo giri in prestito più volte, magari se riesce a fare quell'annata importante riesce a farci sopra una plusvalenza. Io penso che sia più la seconda opzione, quindi mi sembra tanto un'operazione alla inglese, però mai dire mai, può essere che ci ritroviamo un giocatore che tra 3-4 anni possa magari restare a Napoli e fare la riserva, magari diventare una terza punta, magari diventare la riserva del titolare da lì davanti, non lo possiamo sapere. Quindi detto questo ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video, lasciando un bel mi piace mi raccomando, fatemi sapere ragazzi se questa cosa del togliere lo specchio della webcam vi piace. Io vi dico la verità, vi dico proprio la sincera verità, a me piacerebbe più tenerla così, perché mi sembra più bella onestamente, però fatemi sapere voi nei commenti se vi piace così oppure senza lo specchio. Detto questo quindi iscrivetevi, attivate la campanella, e detto questo signori, noi ci vediamo a un prossimo video. Oggi è il 16 agosto, tra 3 giorni c'è Frosinone-Napoli, il tempo diventa sempre meno per rivedere il nostro Napoli giocare sul campo. Quindi detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, e sempre e comunque, forza Napoli!